Buongiorno amici e benvenuti a Monza. Ci troviamo al ristorante Il Moro, il ristorante di famiglia che gestisco con i miei fratelli Vincenzo e Antonella. Siamo arrivati a Monza giovanissimi, adesso qualche anno che questa splendida città ci ospita e stiamo cercando con la nostra cucina di far emergere quello che è la nostra passione, il nostro vissuto nella terra siciliana con il territorio brianzolo. Oggi vi presentiamo, abbiamo giocato in cucina presentando, lavorando insomma con quattro piatti, componendo un piccolo menù, partendo da questa ibridazione dove raccontiamo le mandorle del Raffadali che è il nostro paese nativo, queste sono le mandorle che coltiva mio papà, abbinato con una crema di ostrica e dell'olio di tarassaco. L'olio di tarassaco che è una pianta spontanea che cresce nel parco di Monza, quindi abbiamo ibridato, cercato di abbracciare la nostra cultura con l'ostrica che ormai è diffusa e il tarassaco. Continuiamo sempre seguendo questo tipo di filosofia con il riso zafferano, quindi ci ispiriamo al risotto alla milanese, abbinato con dei ricci di mare e quello che vedete sono dei germogli piccolini di aglio ossino. L'aglio ossino è un'erba che cresce spontaneamente, il parco di Monza ne è pieno. Finiamo, chiudiamo il cerchio con la nostra cernia, patate, pomodorini, olive. Abbiamo giocato nelle consistenze proponendo una crema parmentier classica, una mille foglie di patate delle soffiate, le due maionese, una di capperi e una di olive, il pomodoro confit, la cernia e una marinara. Cerchiamo quella parte croccante e di freschezza e di persistenza per la pulizia del palato con delle foglie. Per chiudere, quindi portarvi in Sicilia e salutarvi nella speranza di vedervi presto qui al Moro con i cannoli siciliani. Noi li abbiamo abbinati con la mandorla e il pistacchio. Siamo decisivi, sì, perché ci piacciono, noi siamo cresciuti a mandorla e pistacchio. Io vi saluto e vi aspettiamo, io Vincenzo Antonella, al Moro di Monza. Grazie, a presto.